Milano ha cominciato nel 2011 un percorso di ascolto e coinvolgimento degli attori economici e sociali della città all'interno del progetto Smart City. L'obiettivo è quello di definire una strategia di sviluppo urbano della città che abbia la tecnologia come mezzo e non come fine unico. Gli obiettivi sono una maggiore inclusione, servizi migliori offerti ai cittadini e al sistema delle imprese. In ragione di questo percorso, il Comune e la Città di Milano ha avviato oltre 70 progetti cosiddetti smart, che vanno dalla infrastrutturazione digitale della città fino a progetti di sviluppo, nascita e accompagnamento di imprese giovani con alto contenuto sociale e di sostenibilità. Ad oggi la città ha il più alto numero di chilometri di fibra ottica, un progetto importante sugli open data, diversi incubatori di impresa con un'attenzione particolare all'impresa sostenibile, un progetto specifico sulla sharing economy o sulla cosiddetta economia collaborativa. Siamo la città con il più alto numero di autoveicoli e di biciclette in car sharing. Ovviamente l'orizzonte dell'esposizione universale del 2015 è particolarmente importante per la città, che ospiterà un evento mondiale che porterà sul nostro territorio oltre 20 milioni di visitatori da tutto il mondo. Come lo scorso anno siamo presenti a Barcellona insieme ad altre due città che sono nostre partner in Italia, la città di Torino e la città di Genova, con cui collaboriamo su diversi progetti. La fiera è per noi un'occasione non soltanto di presentare le nostre attività, ma anche di conoscere esperienze e best practices sviluppate in altre capitali del mondo e incontrare provider di tecnologie che possano aiutarci a migliorare il nostro progetto e l'offerta ai cittadini e al sistema delle imprese milanesi.